backliners tra la folla per raccontarvi alcuni momenti del successo di Arte Fiera 2014. Nei 4 giorni di manifestazione il pubblico ha visitato 172 gallerie per oltre 2000 opere degli oltre 1500 artisti. Una piattaforma di riferimento per tutti i galleristi e il sistema dell'arte italiana. Un evento culturale per il paese e per Bologna, che deve saper proporre arte, sperimentazione e tecnologia con contenuti di profilo e originalità. E con stile, la serata di Art City Wait Night di sabato ha permesso di incontrare nelle sale di Campo Grande Concept artisti di fama nazionale e internazionale, in una cornice inedita nel cuore di Bologna, a 2 passi dalle 2 torri, tra soffitti affrescati in una dimora storica dove le opere trovano un contesto raccolto e raffinato, contaminato dal mondo del design e dell'arte. Diciamo che il successo è dato dal fatto che intanto Stefano Campogrande ha avuto la grande idea di mettere a disposizione della città uno spazio privato, perché qui siamo al primo piano di Palazzo Pepoli Campogrande e dopo aver ristrutturato e restaurato questa porzione di piano nobile si è pensato che invece di dedicarla a quello che potrebbero essere delle non attività ma naturalmente business un pochino più remunerativi, si è pensato di creare questa grande scommessa in un momento un po' particolare e di credere di far qualcosa per la città e qualcosa che dia dei messaggi. Un ulteriore stimolo per proporre e realizzare cose belle, perché nel cuore di tanti bolognesi c'è questa esigenza un po' bloccata da tante cose che non vanno, dalla politica, però c'è bisogno di stimoli positivi, di dare fiducia e proporre e realizzare cose belle. E l'idea era proprio di creare questo percorso luce e materia e dare la possibilità ad ogni artista di esprimerlo nel proprio modo, con la propria anima, e quindi con Stefano Ughi, che ha questa materia solida, forte, che comunque esprime con la luce, perché queste installazioni murali sono forti, possenti, ma nello stesso tempo se uno chiude gli occhi sono incantevoli, perché emanano questo suono, queste luci bellissime. E quindi a noi è piaciuto dedicare questa sala degli specchi a una delle opere di Stefano Ughi. Un'anteprima è il design con Pietro Travaglini, che ci è sembrato fantastico l'idea che fosse appartenente al nostro territorio bolognese, quindi insomma bellissimo questo, perché ci è sembrato bello poter parlare di noi, no? Di quello che sappiamo fare nella nostra zona, con dei progetti fantastici, perché questa idea del movimento, di questa purezza dei materiali e delle linee contrastati in questo mondo, li trovo spettacolari, veramente molto bravo, e credo che debba avere il successo che merita, perché veramente ci sono delle intuizioni molto particolari. Nel percorso naturalmente torniamo alle origini di quella che è stato un anno fa il nostro debutto, quindi con l'Antonella Cinelli, che naturalmente ha approfittato di questa occasione per presentare l'evoluzione del suo progetto Doll, con Habitat Doll, che è questo nuovo progetto che ha studiato in collaborazione con l'Arcolaio, questa azienda di tessiture che fa delle cose strepitose alla vecchia maniera, quindi questi tessuti broccati che lei si è divertita a rompere, sfilacciare per creare queste ali che si perdono nei muri, bellissime, illuminate. E la chicca, naturalmente questa in virtù della mia provenienza, lavorando da tanti anni nella moda, l'idea di presentare l'undicesimo capo, che è praticamente l'ultimo nato di Mario Costantino Triolo, che è questo stilista emergente ma un talento vero, che praticamente ha creato questa capsule che noi abbiamo avuto l'onore di presentare in anteprima a Bologna a dicembre, e di questi 10 capi di alta moda con ricami, oggetti applicati in argento 925, e quindi abbiamo pensato che fosse bello dare questo tocco di luce tramite questo abito bianco che abbiamo presentato nella sala, che proietta comunque al suo interno gli altri capi della sua collezione.
La novità dell'evento è il giovane bolognese Pietro Travaglini, già premiato a livello internazionale come uno dei volti nuovi del design italiano, che ha esposto alcuni esempi di tavolini e un portariviste di innegabile equilibrio fra arte, materia e trasparenze. L'incontro con l'artista è riproposto venerdì prossimo 31 gennaio, stessa location, dalle 17. L'artista è stato avvicinato ai nostri microfoni da un'inviata speciale della nostra puntata, Pia Tuccitto. Buonasera a tutti, sono Pia Tuccitto e stasera sono in via Castiglione 7 e vi presento Piero Travaglini, che espone appunto delle opere sue qua. In occasione di Arte Fiera. Allora, quindi parliamo della nuova collezione che è uscita quest'anno, quindi 2014. Abbiamo tre progetti diversi che sono il tavolo ventaglio, il tavolino WWW e il portarivista, la lampada portarivista e onda. Sono tutti e tre i progetti incernierati su un discorso di materiale, che è quello che mi piace maggiormente, che è l'acciaio e il vetro, quindi prendi trasparenze di giochi, di sinuosità, di proporzione, insomma di tutta una serie di cose. E ho provato a riproporre in una chiave un po' particolare, sfruttando proprio il discorso delle cornici, tutto quello che sono le movenze dell'onda per quanto riguarda il portariviste, del ventaglio perché è una sorta di libro semiaperto, e del WWW che è la parte tangibile proprio dell'uomo errante del terzo millennio, perché proprio internet è qualcosa di diafano, io ho voluto proprio far sì che si potesse toccare. In questa serata cosa c'entra Giuseppe Porisini? Beh, Giuseppe Porisini è l'opera. Invito un attimo qui alle telecamere. Lui è la vera opera. Scusate, perché è tutta un'improvvisazione, ma è la realtà. Vi presento Giuseppe Porisini. Buonasera a tutti. Ciao Pia. Ciao, bello. È sempre un piacere vederti. Volevo sapere te che ruolo c'hai qui dentro, insieme a Pietro, logicamente. Beh, allora, il ruolo si vede, occupo dello spazio, che in questa serata sarebbe è superfluo, visto l'affluenza, ma in qualsiasi caso, così come per te, ho seguito fotograficamente anche Pietro. Quindi sono andato a realizzare quelle foto che vanno a raccontare quelli che sono i progetti e i prodotti che sta facendo Pietro in questo momento, divertendomi molto. Devo dire che mi sono divertito molto, perché c'è soddisfazione nel momento in cui trovi questi oggetti, trovi questi progetti e ti accorgi che nello spazio, nella macchina fotografica, nel campo che è a disposizione per fotografare, si offrono delle emozioni. Va bene, vi saluto da via Castiglione 7, un abbraccio da Pietro GP. Grazie, ciao da Pia. Ringraziamo con immenso affetto la cantautrice italiana, che si è prestata con simpatia, sottolineando l'incantesimo della sua presenza ogni volta che si parla di arte, cultura e spettacolo nella nostra città.